Hi guys, we are in Motorone and here we have Orta Lake. Hi. Si è fatto male. Chi? Hai detto hi. Hi guys, good morning. Today we go. Ciao a tutti ragazzi, siamo pronti per un'altra giornata al Motorone. So hi guys, here we are in Motorone today. Bene ragazzi, il giro inizia da Bolzano Novarese. Ed eccoci ragazzi a pedalare a fianco a Lungo Agonia con davanti due pro rider della zona di Borgomanero. Ciao Rustichella. No, almeno lui ci vede, dice ok, se non vuole passare di qui passa l'asfalto e ci becchiamo su a Coiro. Le soluzioni di una guida. I paesaggi, quelli brutti che si possono guardare salendo per andare verso il Motorone. Praticamente amici della notte siamo partiti da Bolzano Novarese, abbiamo proseguito lungo l'Agonia, il fiume Agonia, stiamo seguendo il sentiero azzurro. Adesso, caro Alessio, dove salteremo fuori? Adesso arriviamo su ad Armero, poi svallichiamo, andiamo sempre su fino alla cima del Mottarone. Passeremo, 1492. Ciao! Buongiorno! Passeremo anche a fianco alle tre montagnette. Abbiamo deciso di fare il giro delle tre montagnette. Prima di andare ad ammazzarci per bene sul Bogianchini. Bogianchini, il Ragassuoli, adesso arriveremo in località Pezzasco, conosciuta dai locals perché il ponte fu tirato giù da un camion inavvertitamente. Quante ne sa Rusti? Ragazzi, guida culturale storica del Lago d'Orta. Ed eccoci ragazzi su un ponte che fu tirato giù da un tir che sbagliò a seguire il GPS, ma adesso è prontamente su. Ciao. Qua siamo in località Pisogno, che pace che c'è attorno al Lago d'Orta, Orta Lake, in mezzo ai prati, cavai. Ok ragazzi, la prima parte del sentiero, abbiamo visto è tutto un bellissimo single track a fianco al fiume Agonia. Fra poco sbucheremo sull'asfalto e saliremo fin verso Coiro Monte, su una strada tranquilla. Ed eccoci ragazzi, stiamo salendo verso Coiro Monte, siamo quasi arrivati. Qui con noi abbiamo il buon mazzo, Jacopo. Ciao. Ed ecco ragazzi, stiamo lasciando Coiro Monte, man mano che si sale il paesaggio diventa sempre più alpino. Abbiamo già percorso 15 km. Benissimo, qua siamo arrivati al bivio per la strada serrata che conduce alle tre montagnette. Io vi consiglio di prendere questo sentiero che è il seguente. Quando arrivate a questo bivio ci sono le indicazioni, oppure se volete andare sul sicuro c'è un cartello che è l'itinerario numero 8, questo qua, che conduce da Coiro Monte alle tre montagnette. Si vede male, ma comunque è l'itinerario numero 8. Ed eccolo in lontananza il Mottarone, ancora 500 metri di dislivello, facciamo anche 600, ora di raggiungere la vetta, pedaliamo ancora un attimino. Qua ragazzi siamo sul trasferimento che dal comune di Coiro Monte, o meglio la località di Coiro Monte perché non fa comune, siamo ancora sotto il comune di Armero, ci conduce fino al Tremontagnetto, una bella gippabile immersa negli alberi, veramente sembra di essere già in pieno territorio alpino. Effettivamente il Mottarone è considerata la prima montagna dell'arco alpino alla parete, scusatemi ho il fiatone, nella parte più meridionale, quindi è il primo ceppo alpino qua secondo gli esperti. Tuttavia godiamoci questa gippabilona, veramente easy e tranquilla,
là in faccia a noi la prima rampetta. No, non è vero, ce ne sono già state un po', però tutto veramente pedalabile anche grazie alle nuove bici. Io davanti un 30 come corona da anteriore e un 50 come massimo posteriore. Anche di lì c'è un sentierino che ho già fatto, vi porterò prossimamente, molto carino ma un po' breve. Infatti io preferisco andare su di qua e godermi poi il panorama delle dry montagnette, Monte Falò e via dicendo. Tanto i miei amici sono un pochino più avanti perché mi sono fermato un attimo in bagno, ma adesso li andiamo a recuperare. Ok ragazzi, mi sto accodando alla coda del gruppo. Davanti a me ho il forte atleta di casa Andrea Ciancaleoni, che sta percorrendo questo sentiero a fianco a questi bellissimi fiori gialli, e sulla mia sinistra Mottarone, leggermente a nord-est le tre montagnette, mentre a destra, quindi a sud, a meridione, Milano. Mentre davanti a me potete vedere una delle cose più tipiche della nostra zona, che è la Fiat Panda. Questa qua è già il nuovo modello, ma fino a qualche anno fa anch'io fui stato un possessore di una di una 750 Fire. E qua per i più attenti si ricorderanno che siamo venuti a registrare un bel video con i ragazzi di Jack Bonacina, che poi abbiamo anche mandato in onda su MTB Mag. Veramente una pedalatina rilassante qua sulle tre montagnette, un punto anche romantico per portare le vostre morose, o come nel caso di Alessio Marcolli, che porta la sua bicicletta, oppure a farsi anche un bel giro in jeep. Io sono anche appassionato di 4x4 e qua salgo ogni tanto con la mia velo. Di già che ci sono, vi presento anche la mia Jackie. Apply. Tutta bella infangata ancora dal guado di prima. How are you guys? All good, all good. All good? Tuo padre pedala troppo, zio, fa con la gravellina. Lenach. Lenach, Ladon. Ed eccoci ragazzi, andiamo su. Adesso andiamo su le tre montagnette. Andiamo su le tre montagnette. Rustic mi farà fare l'anello che io non ho mai fatto. Portiamo il buon mazzo a fare un giretto XC qua sulle tre montagnette, molto divertente. Ma adesso la cosa che vi vorrei far notare è la salita, che ci sarà da piangere a fare. Esattamente, su di qua a destra. Vai mazzo, mazzo, ricordiamo che ha vinto due campionati italiani allievi. Uno solo, ah vabbè, comunque l'ha vinto. Sì, sì, tutta questa qua, che sta girando con la mia vecchia Norco. Intanto questo qua è il muro. I ragazzi che si allenano per il Tour delle Fiandre, il Giro delle Fiandre su strada, devono dire ad allenarsi qua, che ci sono tre muraglioni che spezzano veramente le gambe, soprattutto sto girone marathon che ci stiamo facendo oggi.
per lo sforzo, davvero. Ma che bella carica. Madonna. Ti hai già invidia, eh? Sì, fatica. Like my children. Vai, una montagnetta quasi fatta. Sinistra Lago Maggiore, destra Lago d'Orta. Bellissimo qua. E là in fondo Milano. Com'è, mazzo? No, mentre io ti ammazzo. Pensa, ci sono ancora due strappi. Così. Così? Sì. Vabbè. Così più. Così è già un mare. Non era lì. Ciao. Grazie. Ed ecco qua che si aprono tutti i laghi, bellissima giornata oggi. Con la GoPro probabilmente non rende, ma si vedo. Guardate come il senso della libertà. Ciao. Oh! Minchia, mi ha rischiato il vuoto. E dai che si sale alla seconda montagnetta. Oh, quindi questa è l'ultima. Eh? Questa è l'ultima. Eh no, se sono tre. No, va, vai. Ok, seconda montagnetta andata. Hai visto là il sentierino a destra? Quello là, sì. Ed eccoci, è arrivato al punto panoramico. Adesso pausa. Posta di riflessione. Dopo aver massacrato le gambe su questi strappi allucinogeni, ragazzi, siamo qua come al solito. Bella mazzo. Bella. Siamo neanche a metà giro, se ti può consolare, ma intanto questo è un posto veramente magico per gli amanti sia della mountain bike che proprio, insomma, dell'escursionismo. Lago Maggiore. Bravo, Maggiore. Vi invito comunque a vedere le immagini in alta qualità sul sito di Mountain Bike Mag, Race Insider, che abbiamo appena pubblicato un video. Seguite tutti. E adesso andiamo a fare una discesina, ti va? Vabbè, per forza, se vuoi salire. Ok, andiamo.
Eccolo! Io le gomme costate a tre, cazzo! Fate qui era tutto pedalato. Com'era sto sentierino pedalato? Bello. Divertentino? Carino. Carino. Ho giocato un giorno a metà. Devastante. Bene ragazzi, dopo aver fatto un sentierino che dalle tre montagnette ci ha fatto riscendere sulla strada gippabile principale, siamo ripresi. Abbiamo ripreso il nostro cammino verso la vetta. Sentiero sempre bello, sterrato, all'ombra e anche godurioso da percorrere in estate. Bello fresco. E per gli amanti invece della natura, anche l'ambientazione, come potrete notare, sta cambiando, perché sta cambiando anche la quota. Mazzo, indovinello, vediamo se dai, posso darti la maturità o no. Dai. A che quota saremo qua, secondo te? Sono 3.000 perché oggi crescono benissimo. Ragazzi, Mazzo, laureato con 124 lode. Wow. Perché la risposta esatta, stiamo raggiungendo quota 1.100. Ok ragazzi, adesso il giro prevede un pezzo, cioè l'ultima parte del tour è su strada asfaltata come l'abbiamo impostata oggi, quindi abbandoniamo la nostra bellissima e poetica pineta. Oddio, tu che sei tecnico agrario, è pineta? No, era più una faggeta. Faggeta ragazzi, scusatemi. Forse era più una faggeta. L'ignoranza agraria. E adesso saliamo dalla strada asfaltata, che di solito è veramente molto molto tranquilla, sì, sì, nei giorni in settimana. Di domenica forse è un po' più trafficata. Domenica potrete trovare sicuramente molti più turisti, soprattutto dopo le 10, 10 e mezzo. Quindi il mio personale consiglio, se volete godervi la tranquillità e la pace di questo posto, venite veramente presto. Lo vediamo sempre più vicino, il Mottarone con le sue antenne. Dai, quattro tornanti e siamo su. Dai ragazzi, adesso faccio anche il figo. Mi trovate anche nelle migliori strutture ricettive del Lago d'Orta e del Lago Maggiore come accompagnatore durante tutto il periodo primaverile, ormai andato anche a causa del Covid, estivo e anche autunnale. See you later. Sarà che sono un cicloturista, ma io mi gaso manetta col Lago Maggiore. Hi guys, yeah, we are in Mottarone today. Che ragazzi, stiamo andando all'ingresso del sentiero, detto anche Bogianchini, c'è chi lo chiama Grano Express, chi lo chiama I don't know. Comunque per me rimane sempre il buon Bogianchini. Ci facciamo un ultimo selfie con i ragazzi appena arrivano qua con il sottofondo il Lago d'Orta e poi ci divertiamo su questo sentiero che io credo che sia uno dei più belli della nostra zona, per gli amanti dell'enduro, per gli amanti comunque di questi tipi di giri alpini. È veramente lungo perché comunque hai 15 minuti di discesa buona più una seconda parte dei sentieri sopra grano, che anche lì è dei bei sentieri sui 4-5 minuti l'uno, 3 minuti, insomma dipende poi bene o male il ritmo di ognuno di noi. Comunque guardate che figata. Ok ragazzi, in questo momento stiamo filmando Alessio Marcolli, che è un professionista barbiere. Lui è un freerider, come avrete potuto notare. Minchia che botta che mi ha tirato su. Allora, la prima parte è questi frattoni, chiaramente il sentiero ufficiale non è ancora iniziato. Mio consiglio personale, non sgasellate troppo qua, ma bensì fate attenzione a non bucare, tanto è solo un trasferimento, ok? Soprattutto godetevi il paesaggio, guardate che magnificenza! Adesso
Adesso è 0-1, ok. Buon bella. Ok ragazzi, questa qua è una deviazione solo per andare a vedere il paesaggio, o meglio dire anche faune alternative che abbiamo visto provenienti da Milano. Ciao, grazie. La fauna e la flora. E lì ragazzi possiamo ammirare dei turisti a casa loro. Hi guys, here we are in Mottarone, Lago d'Orta with Stefano Rustic Poletti. Ok, allora sinceramente la pronuncia non c'era, si fa così. Hi guys, yeah, we are in Mottarone today. This is Orta Lake in front of me, and it's really nice. And this is Alessandro Marcoli. Alessandro, I have new name, motherfucker. No, this is Alessio, but for friends, Alessandro. For the friends. For the French. Ed ecco sti ragazzi qua pronti con Albo Gianchini, con Andrea Ciancaleoni, Jacopo. Tutti a divertirsi sui sentieri del Mottarone. And now I'm go Orta Lake. Cianca, che cazzo di numero hai fatto? Minchia, che numero hai fatto? L'hai già giocata? Non lo so, l'ho solo visto con la bici di traverso. Mazzo che qua c'è un po' di gente. Ciao. Allora ragazzi, la bicicletta, l'enduro non è solo gas e basta, ma è anche escursionismo allo stato puro. Abbiamo abbandonato le bici per venire ad assistere a questo panorama. Sembra di essere a Marte, invece siamo al Mottarone. Putain. Guardate che spettacolo della nature, della natura, madre nature. Orta Lake. Wonderful. Attenzione mazzo che lì voli giù, eh. Invece là, in front of me, vedete, se vi ricordate, abbiamo girato un bellissimo video con Alessandro Masiero, Jack Bonaccina e John Il Gramo nel 2018, che potrete trovare su YouTube. Sì, sotto il nome, il video si chiamava Training al Mottarone. Dopo una prima parte un po' turbolenta, riprendiamo il nostro sentiero. Adesso entra veramente il bello, secondo me. Cioè, adesso lo farò a un ritmo non troppo veloce, neanche tranquillissimo, cioè un ritmo medio,
che secondo me può andare bene per divertirsi qua. Chiaramente se uno ha la manetta può andare anche molto di più, però opla, c'è un po' di melma, ma fa niente. Guardate che flowly. Questo è veramente uno dei single track più belli della zona. Intanto abbiamo raggiunto il nostro amico Jacopo. Già? Sì. Minchia, mi è già scappato in partenza sto campione italiano. Dove vai? Vabbè, lasciamo andare i giovani, ragazzi. Piegata un po' troppo. Grande mazzo! Mazzo i suoi jolly! Arrivano! Yeah! Ed eccolo! In tutto il suo stile! Mazzoni Francesco! Non esaltiamo più di troppo che... Cazzo, io sono qua alla canna del gas, ma sto giovancello scanna da far paura! Una promessa del gravity italiano! Beh, oddio, in parte qualcosa già fatto. Ancora può fare. Tiro, qua sembra di Canada. Cosa vuoi fare? Sfidi gli altri o giù un pezzo? Vai. Vai, vai tu davanti? Dai, va bene. Dai, dai che... Sta uscendo bene il video. Sì! Thank you.
visto entrare un po' troppo deciso in quella curvetta. Certo, per l'amor di Dio, è forte, ma... no, ragazzi, questo qua io non mi sto vedendo dietro. Mazzo, rallenta! No, 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 vai, vai, cazzo, sei proprio fuori! Mica quelli che vanno forte, è vero che sono proprio spanati! Ma niente, ti dicevo che se volevi uscire a cena con me! Con gli amici, ecco ragazzi, ed è perché nelle gare a tappe sono sempre andato forte, perché sono meno spento dei giovani. I giovani escono, fanno, io invece dopo un vecchietto con calma faccio tutto, invece loro presi un po' stilosi, poi dopo escono ai sentieri. Vabbè, scherzo, ho fatto anch'io tante puttanate nella mia carriera. Ci sei, mazzo? Allora aspetta, ti faccio passare, almeno ti ripiglio, vai! Oh, vabbè! Oh! Questa è una curvetta bella cieca, da interpretare bene. Qua con la GoPro bisogna fare attenzione. Vabbè, intanto Giovincello è andato. Io sono morto. Guys, we are in the end of the trail with Francesco Mazzoni. How are you, Francesco? Tirano. Allora ragazzi, siamo alla fine del Bojanchini. Questo è il mazzo che insomma ne ha combinato tutti i colori. È stata una figata condividere con voi questo sentiero, perché